te Silvana proprio incapisci. Te ne sai che vuol dire avessi da vicino a un uomo che manca te tocca. E non ti incorgi manca che c'è. Beh, Gilda, quando invece sei da vicino un che te tocca, e manca ti incorgi di niente. Partirà il 3 ottobre alla Mediateca Montanari di Fanno alle 17.30, la settimana dedicata al dialetto fanese. L'evento, sostenuto dalla Proloco di Fano, Arena BCC e Fondazione Fano Solidale, nasce dalla volontà di valorizzare questo grande patrimonio, aderendo al progetto dell'Unione delle Proloco d'Italia denominato Salva la tua lingua locale. Con la direzione artistica di Nicola Anselmi e la collaborazione di Ermanno Simoncelli, per un'intera settimana il vernacolo prenderà vita in diversi locali della città, dove si alterneranno teatranti, attori, scrittori, registi e musicisti. Partiremo con una sorta, non la voglio chiamare conferenza o dibattito, perché mi piace farlo in maniera un po' così leggera, se vogliamo, no? Quindi è una chiacchierata con Ermanno Simoncelli, cultore del dialetto fanese, dove metterà in mostra i tre vernacoli fanesi, tre dialetti, quindi il porto, il centro e la campagna. Il porto leggerà poi delle letture, sarà Cristina Giommi, il centro Maria Grazia Mea e Luca Longarini per quanto riguarda la campagna. Da lunedì a giovedì prossimi si esibiranno in sketch e letture i ragazzi delle compagnie dialettali. A seguire venerdì alle ore 19 al Caffè del Pasticcere un aperitivo con l'autore Elvio Grilli, che per l'occasione riceverà un riconoscimento. Sabato alla stessa ora in piazza 20 Settembre è prevista la musica dialettale della Borghetti Bugaron Band e la presentazione del trailer degli Sbancati 2 con gli attori e il regista Harry Secchiaroli. L'evento si concluderà domenica 11 a Tre Ponti insieme a tutte le compagnie dialettali. Settimana piena, il dialetto è il protagonista, qui non siamo protagonisti noi attori o artisti o registi, ma il protagonista è il dialetto. E lo spot, diciamo così, che mi viene, che ho pensato, è questo. Tra dialetto, tra proloco e dialetto, il connubio è perfetto, vi aspettiamo. Oh, che pezzo d'esaurimento!